Baldacci è inferiore, quindi siamo contenti, dai. Questa era la soddisfazione di Gianfico, auguri e complimenti per i prossimi 3 prove speciali, anche lui con il problema gomme come avevamo affrontato prima, una scelta conservativa sulla prova spettacolo per poi avere il massimo nelle successive tre. Ho visto che però lui, come aveva fatto Paolo ieri, hanno intagliato trasversalmente il tassello di questa race intera per dare un po' più di trazione, ma attenzione, siamo su Antonio Pascale e Cristiana Biondi. Antonio Pascale è al comando di un monomarca di casa Mitsubishi, l'Evolution Cup, e anche per lui l'opportunità di portare a casa punti pesanti in questo monomarca ai danni dei rivali Biondi, Ghita, Anglisani che è fermo, e poi Pagnozzi e Vallari. Erano 6 le Mitsubishi in monomarca in questo rally di San Crispino. In questo caso una Mitsubishi Lancer Evolution che sull'asfalto è sicuramente più performante che la vecchia 9, ma sulla terra l'agilità della precedente versione fino a questo momento sembra dare ancora ragione. Vettura gemella di quella che aveva Angrisani, vediamo più in gara, tutto del team Vomero Racing impegnato con uno squadrone di Mitsubishi a tutte le gare del campionato italiano. Ed eccolo qui Pascale all'arrivo dopo il fine prova al CO, andiamo a chiedere la soddisfazione del monomarca dell'Evolution Cup ed ecco a chiedere un commento a caldo la soddisfazione di essere in testa all'Evolution Cup e portare i punti pesanti a casa. Sì, in ottica da trofeo siamo messi bene, siamo a pochi secondi dal primo di produzione, proviamo a prenderlo sulle ultime prove. È chiaro, sarà dura, però non demordiamo. Ecco. E quindi sfida aperta fino all'ultimo metro dell'ultima prova speciale? Eh sì, decisamente. Ci proviamo. Abbiamo azzardato una scelta di gomme racing. Saremo un po' penalizzati sulla prima, sulla Belvedere, però magari sulla Nerbici probabilmente faremo bene. Bene, e allora staremo a vedere con l'arrivo a Gubbio a 34 km se le aspettative di Pascale si saranno concretizzate. Ecco, facciamo un attimo di chiarezza.